Amici sportivi appassionati di calcio a 5, la buona serata da Fabrizio Agostini. Benvenuti al Pala Bianchini di Latina per questo anticipo della 10ª giornata del campionato di Serie A1. Anticipo di lusso di questo venerdì sera, dove la formazione di Piero Basile, l'Axed Group Latina, affronta la capolista Pescara Calcio a 5. Partiti il calcio d'inizio. Poi ancora Maina, out di destra. Poi Avellino, palla in rete, diagonale vincente. Alla prima occasione Latina sblocca, Lucio Avellino 1-0. Si riversa subito in avanti, arriva il tiro, palla fuori di Salas. Pallone lungo Bernardez, però poi il pallone rimane lì e alla fine ci ha provato Canal. Avellino, Maina, esplode il sinistro che va a rasentare il palo. Ora prova ad impostare Borruto, esce lo stesso Chinchio, il tiro in porta, ancora Chinchio di piede, stavolta molto bene. Ora Amoedo, prova a stoppare Amoedo, mette il pallone, apre per Cruzzolino, ancora Rosa, tutto solo, Rosa mette dentro, ma Borruto non aggancia, occasionissima per il Pescara. Pallone dentro e alla fine risolve Borruto, una mischia in area e il pareggio del Pescara. Ancora Cuzzolino, poi cambia gioco, grande azione da parte del Pescara, anzi calcio di punizione addirittura, tiro, poi Cimanghigno mette la sua firma sul sorpasso del Pescara. Prova ad andare via Salas, c'è corso, tutto regolare, pallone dentro, Rosa, palla che sparata sopra la traversa, senza rischi Salas va via con un numero, Salas appoggia alla corrente Cuzzolino che mette dentro, Tris Pescara, pallone per Battistoni prova a rientrare, Battistoni ancora lui, pallone sul fondo, ancora Maina si gira, prova il tiro in porta, Capozzo, Maina si gira, pallone sul destro, messo giù e stavolta inevitabile, arriva il fischio arbitrale e il giallo. Momento importante, Maina, il suo tiro, palla in rete, 2-3, il capitano riporta in carreggiata Latina. Pallone dentro, la respinta, alla fine la palla rimane lì e arriva la rete dello stesso Cimanghigno che fredda Chinchio. Prova ad andare via Salas, intercetto di Bernardes, prova lui, Capozzo. Maina si accentra, dentro per Battistoni, poi appoggia ancora Bernardes che va via, il tiro in porta, Capozzo respinge, Bernardes appoggia Battistoni per Maina, colpo di tacco, palla in rete, che gol di Lucas Maina, ancora lui, ancora Latina aggrappata a Maina, poi Battistoni prova a distendersi, Latina, Battistoni va via, Battistoni, Capozzo mette in calcio d'angolo. Pallone per Battistoni, l'anticipo di Rosa, poi c'è ancora Rosa che prova il tiro improvviso, Avellino, prova con Battistoni, ancora Avellino fa sulla linea, leggero, ancora Avellino, giro palla, Maina, non tira, dentro per Battistoni, Capozzo, Bernardes prova ad andarsene, tunnel, poi ancora Bernardes, imprendibile Bernardes, prova il tiro, doppio palo, incredibile! Mentre Colini opta per Caputo e Cimanghigno, ora Bernardes prova il tiro, Capozzo la respinta, però ora ripartenza Latina, apre ancora percorso, dentro per l'errore di Avellino sotto porta. Anzi no, di Latina non c'è stata deviazione, allora Maina prova a girarsi, Maina il tiro, palla fuori, pallone per Salas, sta per perdere il pallone, alla fine se la cava Salas, Cuzzolino apre il gioco, c'è Avellino in porta, palla in rete. Arriva la rete di Rosa, corso, Maina, pallone dentro Avellino, palla in rete, Lucio Avellino, ancora corso, prova ad andare via corso, appoggia l'Avellino e la parezza di Lucio Avellino, Latina ci ha creduto, il piccolo miracolo sportivo, eccolo qua, la doppietta, Lucio Avellino riagguanta il Pescara, il Pala Bianchini è in delirio, la partita finisce, pallone fuori, Latina 5, Pescara 5,
risultato assolutamente giusto. Un saluto a tutti voi da parte di Emanuele Barsi in cabina di regia, di Enrico Pasquali Coluzzi al commento tecnico e da Fabrizio Agostini in voce. A tutti voi la più cordiale buona serata.